Adesso sto aspettando di mettere sul sito online il mio diploma e la dichiarazione della Bocconi che dovrebbe venire nelle prossime ore, che io ho frequentato e che l'ho fatto e quindi ho già dato mandato ai miei legali per fare una causa civile al settimanale Oggi, il quotidiano Il Fatto. E cosa devo commentare? Stupisco di tutta questa attenzione su una bugia che è stata costruita. Penso che siccome hanno detto una balla perché sembra che io non abbia fatto, cioè mi sono laureata, master nella lingua italiana e corso di specializzazione post laurea, che l'ho fatto da settembre a giugno di 20 anni fa, c'è il diploma che è stato rilasciato, io più di questo che devo dimostrare, scusi. Parli col professore della Bocconi che era il direttore del corso, glielo dice. Carlo Brugnoni, che se lei lo chiama è anche disposto a parlare, lo chiede se io ho frequentato, se lo faccio, se ho avuto il diploma, così se lo fa dire. Secondo lei perché alla Bocconi qualcuno che è stato interpellato ha detto che non c'era traccia di questo corso? Ma sai, qua c'è anche una legge sulla privacy, poi per una cosa molto banale, che io sono Garnero Santanchè, bisogna vedere l'IC di Garnero forse, una cosa molto banale, ma che forse anche per questo. Quando è che metterà il diploma o l'attestato su? Io, no, il diploma è un diploma, è quando ci vuole, oggi. Ah, perché lei non ce l'ha in mano? Io sono a Roma. E oltretutto devo andarlo a cercare, ma siccome ho chiesto alla Bocconi il duplicato, mi ha detto glielo facciamo nel giro di poche ore, perché lo voglio mettere subito, no? C'era anche un voto per quel diploma. Ma guardi, parli col professor Carlo Brugnoli, perché non le voglio dire che io ero una brava studentessa, come dice il professore, se lo fa dire lei direttamente, non c'è il problema che io mi autoincensi, no? Se fosse risultato che lei veramente non aveva questo diploma, lei avrebbe fatto come ha fatto il collega tedesco? Un problema che non mi sono posta, perché siccome mi sono laureata, ho fatto il corso post-universitario, detta master, non ci ho neanche pensato per un attimo, perché non sarebbe nel mio carattere scrivere delle cose, è come se uno che scrive che è laureato e non è laureato, non si può fare una cosa del genere.